A volte ti senti ingiustamente giudicato o addirittura subito condannato da falsi accusatori. Amico mio, voglio che tu sappia che io sono il tuo avvocato difensore. Sono per te, non contro di te. Non sono mai l'avvocato dell'accusa, mai. Il nemico, lui, accusa sempre. È l'accusatore dei fratelli. Prima di colpire Giobbe con prove, è venuto ad accusarlo davanti a mio padre. Ma Giobbe, con fede, ha detto: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Sì, sono vivo. Sì, sono colui che ti difende, che si alza e si rialzerà ancora per te. Anche se tutti ti respingono, ti criticano, ti accusano, io sarò lì per te, perché sono il tuo avvocato. Mostro al Padre mio i segni dei chiodi nelle mani. Il mio sangue è versato sulla croce per te. E gli dico: guarda, Padre, questo era per lui e per lei. Sono perdonati, giustificati. Nessuna accusa può essere mossa contro di loro. Davanti a me nessuno può condannarti. Ho cancellato e addirittura distrutto il documento che ti condannava. Sono alla destra di Dio. Prego e intercedo per te. Ti presento e ti rappresento davanti al Padre. Chi accuserà il prescelto di Dio? Io sono morto, ma anzi molto di più. Io sono risorto e intercedo per te. Sono il tuo avvocato. Io sono Gesù. Caro amico, cara amica, anche tu sei come me. Sii un difensore. Difendi le tue sorelle e i tuoi fratelli. Non accusarli mai.